Sono Luigi Pizzolato, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Le principali discipline che si studiano in questa facoltà sono le lettere, nel loro aspetto filologico e più propriamente letterario, classiche, antiche e moderne, la filosofia, i saperi storici, i saperi artistici, archeologico-artistici, i beni culturali, i linguaggi dei media e poi i beni culturali e dello spettacolo, comprensivi anche dei beni che insistono sul territorio e che esigono una valorizzazione particolare. La mia facoltà prevede 7 corsi di laurea triennali, quella in lettere, suddivisa poi in molti curricula come tutti gli altri corsi di laurea, il corso di laurea poi in filosofia, il corso di laurea in scienze dei beni culturali, il corso di laurea in economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, in interfacoltà con la facoltà di economia, e il corso di laurea in linguaggi dei media in interfacoltà con la facoltà di sociologia. Inoltre a Brescia abbiamo 2 corsi di laurea triennale, in lettere e in scienze e tecnologie delle arti e dello spettacolo. Per quanto riguarda le lauree magistrali, la mia facoltà prevede 7 corsi di laurea magistrale a Milano e un corso di laurea magistrale a Brescia. I 7 di Milano sono, per l'esattezza, filologia moderna, archeologia e storia dell'arte, filosofia, scienze dell'antichità, scienze storiche, economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, comunicazione per l'impresa, i media e le organizzazioni complesse. Mentre a Brescia abbiamo la laurea magistrale in filologia moderna che ha, per così dire, spalle molto larghe, cioè comporta una serie di curricula che ci permettono di recuperare tante specializzazioni. Quanto agli sbocchi professionali della Facoltà di Lettere e Filosofia, è evidente che tutti pensano, ed è ancora per gran parte vero questo, che lo sbocco primario sia quello dell'insegnamento. In realtà la duttilità richiesta dal mercato del lavoro ai laureati oggi fa vedere che laureati in lettere e filosofia trovano occupazione anche in altri settori prima impensati, parte quello dell'editoria e del libro, ma anche quello della conservazione dei beni culturali sul territorio, quello delle professioni legate alle comunicazioni mediali. E abbiamo anche constatato che alcuni, ma un cospicuo numero di nostri laureati, trova posto anche in organizzazioni industriali e commerciali, per esempio negli uffici studi e nella gestione del personale.